Raffaele Papa, l'urgenza per Tortora si chiama erosione costiera. Sì, effettivamente sta diventando una questione molto seria, anche perché proprio in prossimità di questi ultimi eventi meteorologici, che non sono stati niente di eccezionale, però basta poco per creare qualche disagio. Insomma, ecco, siamo alle porte della stagione estiva, gli stabilimenti balneari che stanno lì a mettere su le loro strutture, e rischiano chiaramente con un po' di mareggiata di veder passare il tutto. Allora è chiaro che non si può stare a guardare. C'è da registrare, perché io mi sono recato al comune, ho parlato con il sindaco, con l'amministrazione, insomma, hanno chiesto più volte interventi alla regione, ci sono diverse lettere, diverse richieste, ci sono dei progetti, però purtroppo ad oggi la regione da questo punto di vista è stata ed è ancora ferma, per cui abbiamo interessato il consigliere regionale Orlandino Greco, che si è reso subito disponibile, intanto per fare un'interrogazione e sveltire queste pratiche, e poi presentare anche una mozione che possa interessare l'intero consiglio regionale della Calabria, perché per noi è un problema serio, ma non solo per questa zona, non solo per l'Alto Tirreno. Ci sono diverse altre zone della Calabria che purtroppo soffrono di questo fenomeno, che sta veramente diventando drammatico. Ecco. Quindi io penso che bisogna muoversi al più presto, perché appena possibile si possa fare, certamente salvato il periodo estivo, si possono fare gli interventi che i tecnici sapranno come muoversi, insomma, e quale effettuare. Uno dei problemi principali rimane sempre la burocrazia, però. E certo, quello sì, perché purtroppo effettivamente c'è tanta documentazione trasmessa, ci sono dei progetti. È chiaro che poi bisogna valutare quale sia l'intervento migliore, perché c'è qualcuno che lamenta ancora l'esistenza di briglie lungo il fiume Noce, che andrebbero completamente diverse, perché qualcuna è saltata, altre ancora ci sono. Poi ci sono altre che si richiamano al rifacimento, quello così come è stato fatto fino ad oggi. Ci sono altre ancora che vogliono l'inserimento di barriere soffolte. Qualche altro addirittura chiede che vengano messe su delle scogliere, come da altre parti. Insomma, qualcosa bisogna fare. Io non sto lì a dire quale sia la soluzione migliore, perché chiaramente ci sono delle persone qualificate per decidere e fare questo. L'importante però è che non si stia più a guardare, che si faccia qualcosa. Ed è chiaro che la burocrazia in questo è un limite, a volte veramente un muro di gomma, ecco, contro il quale si combatte. E allora bisogna sveltire anche soprattutto dal punto di vista burocratico, al di là di quella che può essere la volontà politica, per arrivare subito a realizzare questi interventi che servono. Altrimenti, se continua a passare il tempo così come è passato fino ad ora, non ci resta che poi magari piacerci addosso, ma lascio il tempo che trovo, perché non serverà più a nessuno. È una questione seria, perché va a pregiudicare quella che è una delle poche attività che abbiamo, non solo qui sul territorio Sì. dell'Alto Tirreno, Tortora, Praia, eccetera, ma come Regione Calabria. La spiaggia significa turismo per noi. Per cui, se viene meno la spiaggia, è chiaro che viene meno l'attività turistica, che attività lavorativa, che dà posto di lavoro a tantissimi giovani in questo periodo. Però, oltre questo, per noi c'è anche un altro aspetto negativo, ed è dato dal fatto che se continua in questo modo, con queste mareggiate che rombono il lungomare, si rischia veramente di allagare il territorio, perché noi dalla parte nord, dove c'è il Parco California, il Porto Marina, eccetera, quelle strutture è vero che ad oggi sono a ridosso della spiaggia, ma prima erano così. E quelle oggi stanno facendo effettivamente, meno male, per fortuna, da barriera, perché non ci fossero quelle strutture, noi avremmo il mare che veramente potrebbe arrivare al centro commerciale, via Marcone, eccetera. Insomma, ecco, quindi la situazione è seria, e deve essere affrontato seriamente e chiaramente con sollecitudine.